Signori, buonasera, chiedo scusa se parlo dal microfono, non ho la loro voce, sono costretto a far accendere questo, non posso competere con loro, sarebbe troppo stupido. Non sono un presentatore alla Pippo Baudo, sono un medico, quindi chiedo scusa. Pia Ferrara, l'anima di questa manifestazione, mi ha invitato stamattina, velocemente all'ospedale, mi ha chiamato per venire qui e non dire quattro parole, ma solo presentare i vari pezzi che questi giovani, splendidi artisti, giovani e qualcuno meno giovane, staranno a declamare e a dire. Io li conosco da tempo, sì, per una serie di motivi. Prima perché ho partecipato a loro molte manifestazioni, mi tengono per il loro portafortuna. Secondo punto, qualcosa insieme abbiamo fatto, soprattutto nel coro, quando andarono a cantare ai carcerati, nei vari ospedali, nel mio ospedale, nel Cardarelli, nel reparto di AIDS, e stavo con loro. Sia perché mi lega una profonda amicizia con la maestra del coro di questi ragazzi, Pia Ferrara, che viene da un recente politrauma molto importante a Modena, in un concorso a Modena, lei presenziava, è stata investita da una moto, quindi verrà su una sedia, e il suo alto credo, la sua alta professionalità e l'aiuto di medici e di fisioterapisti, qualcuno è presente in sala, in prima fila, lo ringraziamo per aver permesso che la Pia Ferrara, il dottor Galasso, sta in prima fila, un applauso da lei al Galasso. Che ha permesso alla maestra di poter muovere e di poter dirigere questo coro. Poi l'altra amicizia mi lega con un basso importante che parteciperà qui direttamente, il professore maestro Victor Starita, da un violoncellista di San Carlo, che ha una splendida e profonda voce da basso, e poi al maestro Nastro, che non so se è presente in sala, e che ha presentato e ha donato, si sarà un sorteggio alla fine, e sulla fine numero chi vincerà una sua opera d'arte, qui è pittore, è scultore, orafo, pianista, compositore, più che una reletta, mostre a Londra famosissime, ha venduto oltre che ha fatto apprezzare i suoi quadri, uno di questi fa qua in esposizione. Dicevo, sono giovani ragazzi splendidi, splendidi perché oltre alla bravura della loro arte musicale, canora, hanno una passione, hanno uno scopo umanitario. Dove c'è dolore, dove c'è sofferenza, dove la musica e il canto può fare qualcosa, lì sono loro. Quindi, al di là dell'applauso che noi daremo alla fine, un applauso giustificato dalla loro bravura, io direi adesso un applauso, non tanto per la performance che hanno e avranno, ma soprattutto per il modo di essere, per il loro modo di dare senza nulla chiedere. Grazie. Alla fine l'applauso sarà ancora più grande dopo che avete sentito. I tre pezzi che adesso andremo a sentire, di Verdi, dall'opera I Lombardi alla prima crociata, O Signore dal tetto natio, coro. Secondo brano, Mozart, dall'opera Le nozze di Figaro, Non più andrai, basso Marco Innamorati. Sempre di Verdi, dall'opera Simon Boccanegra, Il lacerato spirito, basso Victor Starita e coro.